Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Di nuovo, buon 2022. Primo video che filmo ufficialmente nel 2022 perché poi l'ultimo è stato quello di Capodanno e quindi insomma è stato un po' così. Comunque oggi video tranquillo, introduttivo, ci teniamo di nuovo compagnia. Prima di riniziare poi con tutte le varie programmazioni, video diciamo un po' più impostazione come li chiamo io, devo ancora capire bene come strutturare il tutto, però ci siamo, ecco, siamo presenti. Sono appena tornata da palestra, quindi devo farmi la doccia e soprattutto la skincare, perché con tutte le schifezze che ho mangiato questi giorni, il mio corpo, il mio organismo non era più abituato, quindi questo è il risultato. Dobbiamo correre un po' ai ripari. Vi faccio vedere qualche prodottino che vi salva in queste situazioni. Eccoci qua nel mio bagno, come sempre, così vi faccio vedere questi prodottini, chiamiamoli un po' detox, dei buoni propositi per quest'anno che vi voglio far vedere, vi voglio far conoscere, perché lo sapete che le cose belle devono essere condivise. Iniziamo prima con il viso. Allora, ovviamente ho già fatto la doppia detersione, quindi prima quella oleosa e poi la detersione schiumosa. Primo prodotto vado con questo qui, che è il Green Vitamin Serum. Questo qua, primo di tutti, va shakerato. Contiene la vitamina C e l'acido ialuronico vegetale, perché questi prodotti sono tutti a base vegetale e naturale. Questo qua è un siero che protegge dall'inquinamento e va a combattere quelli che sono i radicali liberi, quindi l'invecchiamento precoce, e vi aiutano proprio a mantenere la pelle sana, protetta, luminosa. Di questo ne bastano 3-4 gocce mattina e sera. E siete a posto. Poi questo è uno dei prodotti che ho riscoperto tantissimo durante l'anno scorso, il contorno occhi, che molte persone non utilizzano, ma è fondamentale. Soprattutto a lungo termine vedrete proprio il cambiamento, anche quando mettete il correttore. Questo qua ne basta proprio una o due goccette sotto l'occhio e va a ridurre le borse, le occhiaie, fa anche un effetto liftante. Infatti anche questo lo shakerate bene perché contiene sempre l'acido ialuronico vegetale che vi dicevo prima. E lo andiamo a picchiettare. Tra l'altro si assorbe super facilmente e non è per niente pesante sulla zona, anzi rimane molto fresco e leggero e vi dà proprio subito questo effetto più riposato alla zona. Ed ora sistemiamo i capelli. Allora, questo primo prodotto che vi faccio vedere, penso ve ne ho parlato già abbastanza, lo spray quello alla cheratina. Io lo uso in mille modi diversi, non so neanche più ormai quanti ne ho finiti, non so se notate. Infatti ne ho preso anche uno nuovo nel caso mi dovesse finire. Io lo utilizzo sia prima di asciugare i capelli per districarli dopo averli lavati. Ha anche un'azione protettiva, quindi protegge i capelli dal calore, dal phon, dalle piastre. E poi ovviamente la cheratina, quindi va a lucidare proprio il capello, lo va quasi a volumizzare, a rendere più spesso. E la cosa più bella di tutte è che ha un effetto proprio anticrespo. Tipo, io a volte magari mi sveglio la mattina che ho tutti i capelli un po' arruffati. Vi fate 2-3 spruzzate di questo e andate a pettinare. Vedete come vi va a cambiare proprio l'effetto? Come se aveste fatto tipo una piastra istantanea. È meraviglioso. E ovviamente non posso non farvi vedere questi. Questo qui è il set detox per i capelli, shampoo e balsamo. Insieme hanno una funzione sia curativa che mantenitiva del capello. Anticaduta, per la forfora, vi aiuta appunto a proteggere il cuoio. E questo qua è il balsamo, che è la mia salvezza praticamente fatta a prodotto. Anche questo ha un effetto riparatore e soprattutto anticrespo. Ultimo prodottino, anche questo ve l'ho fatto già vedere e lo sto usando ormai da parecchi mesi, che è il siero per capello crescita e anticaduta. Va anche ad aumentare lo spessore dei capelli, quindi se avete dei capelli particolarmente fini o poco voluminosi, questo fa per voi. In realtà è molto semplice da usare: con la pipetta andate proprio ad applicare il prodotto nelle zone che più volete. Io ad esempio mi concentro molto spesso qua dietro. Lo mettete la sera prima di andare a dormire. Ovviamente fate anche una leggera stimolazione con i polpastrelli, in questo modo fate penetrare bene il prodotto. Così vi ho fatto vedere tutti i miei prodotti must have di Freshly, che ovviamente trovate qua sotto nell'info box, e per cui ho anche un codicino sconto che vi ho scritto anche prima nella clip, ma che ovviamente trovate sempre scritto anche sotto insieme al link, che è valido su tutti i prodotti del sito, sempre del 25%, quindi anche quando finite i prodotti che andrete a comprare potete ricomprarli con lo sconto. Detto ciò, adesso io sono pronta. Come vi ho già detto anche su Instagram, finalmente mi vado a vedere la reunion di Harry Potter, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Quindi finisco di fare appunto la mia skincare e poi volo a vedere
la magia. A parte mi fanno malissimo le gambe oggi. Mi ha distrutto il mio personal trainer. Grazie Gianmarco, che ha recentemente scoperto che faccio anche video su YouTube dopo 12 anni quasi. Quant'è? Non so neanche con che coraggio mi sono messa in questa posizione. Comunque, allora, pensavo, mia madre oggi lavorasse anche il pomeriggio e quindi di poter andare giù a vedere la TV. Però no, perché la sento che è tornata e quindi devo vedere se mi funziona l'applicazione sul computer per vedere Sky Go, perché a quanto pare questa reunion sta solo su Sky, da quello che ho capito. Non so se poi la metteranno anche da altre parti. E questa applicazione qua sul computer a volte mi funziona e a volte no, quindi vai a capire. Tra l'altro ieri ho fatto tutta un'operazione di mettere le cose dei BTS, tutte le cose del concerto di Los Angeles nell'hard disk. Ci ho voluto una vita, ma ce l'ho fatta. E soprattutto, super notiziona, io e la mia amica Alessia abbiamo aperto una pagina su Instagram. Così chi mi segue su Instagram mio, insomma, normale, non mi dice che, oh che palle, pubblichi cose dei BTS. Invece chi vuole seguire le cose dei BTS ha un profilo tutto a parte, quindi vi scrivo qui adesso da qualche parte sullo schermo il nome del profilo su Instagram, così se volete potete andarlo a seguire, ve lo lascio anche nell'info box. Vediamo come andrà questa esperienza. In realtà vorremmo mettere gli aggiornamenti, tutto quello che esce giornalmente, più i nostri commenti personali, quelli almeno che si possono fare, diciamo, out loud, quindi ad alta voce più o meno. E insomma, mettiamo un po' di fotine, un po' di cose, quindi se vi fa piacere, ecco. Abbiamo fatto questa cosa più che altro perché mi scrivete molto spesso: Ila, anch'io vorrei avere un'amica army con cui condividere le cose, perché a volte ci si sente soli in questo mondo, effettivamente. E quindi, diciamo, volevo creare un po' un luogo un po' racchiuso, ecco, in questo senso, quindi mi fa molto piacere. Proviamo sta magica applicazione, ti prego, apriti. Tra l'altro mi devo assolutamente mettere il mio burro cacao, ma perché? Perché mi si seccano le labbra. In più, se avete qualche video che vorreste vedere in particolare quest'anno qui su YouTube, ovviamente vi leggo sempre nei commenti, come sempre. In teoria si è aperta l'applicazione, in pratica devo vedere se è collegata all'account. E che cosa mi fa vedere? Harry Potter, il torneo delle case di Hogwarts? No! Secondo voi se lo scrivo nelle ricerche esce fuori qualcosa? Harry Potter? Return to Hogwarts? L'ho trovato! 1:40 li pesci vostri, però sì. È veramente troppo bello a distanza di anni rivedere gli attori grandi, con tutte le cose relative ad Hogwarts e ad Harry Potter, vero? Con i cagnolini qua che stanno litigandosi l'ossetto. Ma in realtà è bellissima anche tutta quest'intro con il nome dell'attore, il nome del personaggio e la casa a cui appartengono. Cioè, guardate che bello. Qui chi abbiamo? Lord Voldemort sempre. Cioè, addirittura serpe verde così. Spettacolo, raga, spettacolo. A me fa morire pensare cosa hanno dovuto fare gli autori per costringere, tra virgolette, i protagonisti, gli attori a tornare. Quanto li hanno pagati. Bellissimo. Quindi oltre all'aspetto emotivo, anche l'aspetto economico. Vi racconto questo aneddoto legato ad Harry Potter. Praticamente quando è uscito il penultimo film, quindi I Doni della Morte parte 1, io quell'estate ero in Svezia, a casa di una mia amica. Quindi ero partita, ero andata lì con lei e mi ha portato appunto al cinema. È stata la prima volta che ho visto un film in lingua originale, sottotitolato tra l'altro in svedese, quindi vi dico. E me lo ricordo benissimo quel momento, vi giuro. Una saletta piccola, piccola, piccola. E era il periodo in cui avevo la cotta più grande di sempre per l'attore che fa Ron. Ho avuto il mio periodo cotta Rupert Grint e vi farei vedere, se le ritrovo dopo ve le faccio vedere, le foto che ho su Facebook, dove appunto ero a casa di questa mia amica e facevo finta di sistemare il letto e di sistemare il posto per Rupert. Pure cos'altro, non mi ricordo, vabbè, altre cose. Non mi sono mai piaciuti i tipi normali, comunque questa cosa è ovviamente palese. Anche perché dicevo, mamma mia com'è cambiato da un film all'altro. In questo guarda com'è grosso, quanto è alto. Io sempre fissata con queste cose. E quindi nulla, no, adesso però mi ci devo mettere assolutamente e farvi vedere le foto. Le devo trovare assolutamente. Giusto per farvi capire, sì, questa ero io, anche qui ero io. Tra l'altro a casa mia quando avevamo fatto un pigiama party. No, niente, quella lì di Rupert Grint non la ritrovo. Però forse è anche meglio. Hai pianto? No, perché?
Cioè, vi giuro, la frase finale, proprio chef kiss, famosissima, penso immaginerete già qual è la frase. After all this time, always. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ma come vi viene fa ste robe? Io non lo so. Veramente. Comunque si sono fatte quasi le 6 di pomeriggio. Cioè, è tutto buio. Guardate fuori, è letteralmente buio. E non a caso c'è anche la lucina verde dei Serpeverde. Mentre parlo di tutto ciò. Che meraviglia. La mia vita è tutta una enorme coincidenza. Comunque no, veramente super consigliato. Allora, parti preferite, cioè preferite, le parti in cui pianto di più, raga, non tanto all'inizio perché carbura un po' dopo un po', però da quando hanno iniziato a parlare degli attori che non ci sono più, ogni tanto poi si risentiva come sottofondo qualche frase del film. E tipo una delle mie preferite, vabbè, a parte appunto quella che vi ho appena citato, che è la citazione penso più famosa di Harry Potter, ma la frase che dice non provare pena per i morti, Harry, provalo per i vivi, e poi dice qualcosa tipo le persone che non amano, non hanno mai amato. Quella ragazzi è prepotente, è potente. Veramente, io non so come la gente possa vivere senza aver mai visto questi film. Detto ciò, appunto, ripeto, si sono fatte quasi le 6. Vorrei fare una leggera merendina. Se Icy mi permettesse di muovermi perché mi si è messa proprio lì. Qui abbiamo gli altri bimbi. Ogni tanto mi chiedete: ma Gwenda dov'è? Ragazzi, è sempre appiccicata. Nessuno può battere la Gwendix, eccola lì. 13 anni, tra l'altro, li ha fatti il 27, il giorno che io sono andata a Los Angeles e che mi sono tatuata, non a caso. Comunque, sottointeso che nei commenti io voglio leggere se vi ricordate qual è il mio film preferito della saga di Harry Potter, libro e film preferito tra tutti appunto quelli che sono usciti. Voglio proprio vedere perché ve l'ho detto diverse volte. Vediamo chi se lo ricorda. Ai sì. L'avete notato che ho tagliato i peli all'Icy? Quanto è carina così? Coniglietto. Meriti una ripresa. L'altro giorno abbiamo fatto il bagnetto, vero? Anche Amarok, aspettate. Anche Amarof è andato dal parrucchiere. In realtà devo ancora trovare un posto che tratti il pelo dei Chihuahua e che gli faccia un taglio decente, visto che gli era cresciuto troppo, io l'ho fatto io. Quindi praticamente sembrano tre cani tutti uguali. Non posso aggiungere nella lista delle cose che riesco a fare anche un taglio decente e appropriato per i Chihuahua, quindi insomma li ho tagliati alla bene, meglio, eh. Però soddisfatta, cioè nel senso puliti, profumati e tutto quanto, quindi ci sta. Ora vi dico, avevo rimandato questo momento per troppo tempo. Sono passati 2 mesi, forse quasi un po' di più di 2 mesi. Non ho ancora visto l'ultima puntata dei Run dei BTS. Non ce la posso fare, non ce la faccio perché questo è stato l'ultimo episodio. E non si sa bene quando e se riprenderanno, cioè spero che riprenderanno. Perché tra tutte le cose, i contenuti di questo gruppo è sicuramente la cosa che vi fa di più avvicinare a tutti i vari membri e vi fa conoscere bene ognuno. Quindi andiamo con questo, ragazzi, ho tanta, 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 tanta paura. Come devo anche ancora vedere l'ultimo episodio di In the Soup, ad esempio. È come sapete quando dovete mangiare la vostra cosa preferita e ve la lasciate alla fine. Così. Ho appena finito di vedere la puntata, tra lacrime, risate, ogni volta che rivedo un run mi ricordo perché ho iniziato a seguirli veramente. Penso sia stato proprio il fulcro di tutto, veramente. Se volete diventare fan dei BTS, vedetevi run. Detto ciò, ragazzi, comunque per oggi io vi do la buonanotte. Andrò a dormire molto presto oggi perché ieri sono andata a dormire alle 3:30, mi sono svegliata alle 7:15. Sto a pezzi, non so neanche come ho fatto a superare la giornata di oggi. Detto ciò, ci vediamo presto con nuovi video. Aspetto poi di leggere i vostri commenti se avete qualche idea, qualcosa in particolare che vi piacerebbe vedere. Ho un video che voglio girare troppo questo mese, però devo aspettare. Vi dico solo che ha a che fare con le unghie. Poi vedrete, poi vedrete. E detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.